bello, perché è un'opportunità per tutti noi. No, in realtà è un po' per noi una marcord, perché ricorda un po' tutti gli elementi della produttività, della nostra offerta produttività, quindi vecchie versioni di Exchange un po' datate, di Office, per arrivare oggi a parlare in realtà di come la nuova offerta Microsoft per il cloud. Quindi oggi abbiamo un po' tre obiettivi: parlarvi di qual è lo stato dell'arte della nostra offerta per il cloud, in particolare per le piccole e medie imprese. Parleremo poi di alcuni casi di vita vera vissuta, quindi abbiamo con noi due clienti e due partner che racconteranno la loro esperienza con il cloud di Microsoft. E un po' l'ultimo obiettivo per noi oggi è anche quello di presentarvi le nuove persone che con me lavorano sul fronte del cloud in Microsoft e che rappresentano un po' la nuova faccia di Microsoft in questo ambito. In particolare mi presento, io sono Silvia Candiani, sono responsabile marketing and operations di Microsoft in Italia da meno di 2 mesi e vengo da un'esperienza, diciamo, prima del consumer e prima ancora in Vodafone, quindi un po' una faccia nuova. Allora, per cominciare, sentite voi? Abbiamo parlato molto anche a SMAU dell'importanza del cloud, qual è l'impegno anche delle imprese a sostegno della digitalizzazione. Microsoft ha preso un impegno, l'ha anche annunciato con Pietro Scoggiovane sulle pagine del Sole 24 Ore, per una specie di piano nazionale a cui vuole dare un proprio contributo per digitare l'Italia. In che modo? Accelerando lo sviluppo della digitalizzazione nelle piccole imprese e anche nel settore pubblico, aiutando a colmare il divario digitale con attività di formazione. Adesso, per esempio, recentemente c'è stato annunciato un forte impegno di Microsoft per la scuola, per digitalizzare non solo gli studenti ma gli insegnanti. Ugualmente con la collaborazione con le Onlus, per esempio con CNCA, abbiamo formato persone disagiate che non avevano accesso alla digitalizzazione e quest'anno abbiamo l'impegno di farne quasi 30.000, di formare quasi 30.000 persone, appunto di giovani che magari vengono fuori da comunità di recupero e così via, fino anche però a situazioni completamente opposte come persone anziane che non sanno usare il PC, quindi aiutare il nostro contributo a digitalizzare l'Italia. Però anche operare in un ecosistema insieme alle altre grandi aziende dell'IT e alle istituzioni per portare un quadro regolamentare che sia possibile favorevole alla digitalizzazione e quindi creare delle alleanze per modernizzare il paese. Vi volevo dare giusto un'idea dei numeri per cui ci siamo impegnati. Quindi vogliamo lavorare nell'ambito della smart administration, quindi la modernizzazione della pubblica amministrazione. Già recentemente un studio del Politecnico di Milano ha stimato l'impatto della digitalizzazione del PA in un risparmio di costi di quasi 40 miliardi di euro. Il Presidente Fini allo IAB l'ha ribadito. Il nostro impegno è, nel giro di 3 anni, riuscire a digitalizzare quasi 5.000 amministrazioni locali. Ugualmente di Digital Enterprise, questo è quello di cui parleremo oggi, cioè vorremmo portare il messaggio del cloud a 500.000 piccole e medie aziende, in Italia ne abbiamo 4 milioni, quindi un bacino molto ampio, supportare gli start-up con i nostri strumenti digitali. 1.000 è il numero che ci siamo impegnati a fare di nuovo nel giro dei prossimi 3 anni. Peraltro abbiamo anche un impegno specifico sulle donne imprenditrici, cioè non solo sugli startup ma sul bacino delle donne imprenditrici, per facilitare la partecipazione delle donne al mondo dell'imprenditoria. Finalmente, come dicevo prima, Digital Citizen, stiamo lavorando per digitalizzare quasi 1.000 scuole e per formare 50.000 insegnanti. Questa è la rete di insegnanti che lavora già con noi e che noi ci siamo impegnati a formare sul digitale per lavorare anche al meglio con i propri studenti. E infine, come vi dicevo, 30.000 persone che sono persone che oggi non sono digitalizzate, che con la rete anche di alleanze che abbiamo con altri player del settore andremo a formare quest'anno. Quindi, in generale, l'impegno che vogliamo prendere è più ampio, quindi non solo un impegno di business, ma un impegno che porti ad accelerare lo sviluppo del digitale in Italia. Anche perché vari studi hanno dimostrato come una crescita della digitalizzazione possa portare a un aumento del PIL almeno di quasi 1%. Le risorse che Microsoft stanzia
per questi obiettivi sono significative. Si parla, l'amministratore delegato ha annunciato una settimana fa, di quasi 140 milioni di euro in 3 anni, quindi investimenti significativi per accelerare lo sviluppo dell'Italia. Oggi in particolare però parliamo delle piccole e medie imprese, perché spesso si dice la nostra risorsa, però purtroppo sono le piccole e medie imprese che oggi sono carenti dal punto di vista della loro informatizzazione, e quindi se vogliamo veramente cambiare il paese dobbiamo dare un imprimere un'accelerazione su questo fronte. Ma ci sono alcuni dati sulle piccole e medie imprese. Intanto appunto si parla di 4 milioni di aziende, ma noi abbiamo sempre un collega che poi vi presenterò che si occupa del mercato piccole e medie imprese. Quando si parla di piccole e medie imprese in Germania, lui è tedesco, la maggior parte sono medie, e invece da noi il 99% delle piccole e medie imprese sono veramente piccole, quindi sono sotto i 10 dipendenti e rappresentano il 70% del fatturato. Questo secondo me è un dato molto esplicativo, soltanto il 15% delle piccole e medie imprese ha un sito internet, parliamo di questo mondo dei 4 milioni. Se guardiamo comunque questo mondo dei 4 milioni, ce ne sono circa 2 milioni che sono informatizzate. Però di nuovo, anche se mettiamo questo 15% dei 4 milioni, quindi 600 mila aziende, su 2 milioni di quelle informatizzate rimane comunque un numero molto piccolo. Ed è anche interessante, ieri citavano nel convegno generale alcuni dati, soltanto 200 mila di queste aziende hanno un responsabile informatico. Quindi chiaramente per far arrivare la digitalizzazione nel mondo della piccola e media impresa dobbiamo trovare il modo per far capire molto bene i benefici di business, così che uno che è un imprenditore o comunque una persona che magari non ha un background informatico possa adottarlo. Questo è anche molto interessante, 82% delle piccole e medie imprese ha utenti remoti, nel senso tipicamente c'è una piccola forza vendita, degli agenti. Comunque la separazione tra quello che è l'impresa e tutta la rete dei collaboratori esterni, proprio perché sono piccolo ma devo fare rete con tutta la filiera, quindi i miei fornitori e anche i miei clienti. Qual è la chiave di successo e la facilità, proprio perché magari non ho una conoscenza informatica approfondita? E infine questo, che è l'altro dato molto importante. Già le risorse non sono molte, ma comunque il 70% di queste risorse viene impiegato per la manutenzione dell'esistente. Allora voi capite che se si riesce a ridurre il costo, l'investimento che è necessario per la manutenzione, io posso intanto risparmiare, ma poi investire questi soldi nello sviluppare il mio business, quindi nel pensare a applicazioni che realmente mi consentano di accelerare la crescita, di raggiungere più clienti, di essere più efficienti nel mio modo di gestire il business. Oggi questa parte è assolutamente di più limitata, proprio perché la grande parte delle mie risorse viene impegnata nel gestire l'esistente. Proprio per questo abbiamo costruito nel 2000, che abbiamo reso pubblico da quest'estate, il 20% delle piccole e medie imprese dichiara che non avrà risorse proprietarie, scusate, entro il 2012. E il 39% ha dichiarato che adotterà servizi cloud entro il 2014, proprio perché, se vogliamo, il paradigma del cloud e la piccola e media impresa sono fortemente compatibili. La possibilità di avere snellezza nella gestione delle mie risorse, di rinunciare, come dire, alle capex, ma avere delle opex, quindi molto flessibili, proprio come sono le piccole e medie imprese, e soprattutto anche la possibilità di avere un sistema di sviluppo molto più veloce e rapido. Quindi diciamo, quali sono un po', poi chiederemo anche ai nostri clienti che sono in sala se si ritrovano, quali sono poi 4 imperativi per aiutare le PMI? Intanto liberare risorse per concentrarsi su progetti di sviluppo e di innovazione e non soltanto sulla manutenzione. Supportare dipendenti a essere efficienti e produttivi in qualsiasi momento, proprio perché non esiste una piccola e media impresa indipendente che sta tutto il giorno chiuso in ufficio, ma si è mobili e si è in relazione con clienti e fornitori. Facilitare la condivisione e la collaborazione, quindi il lavoro in team, ma non soltanto all'interno dell'azienda, ma anche appunto con collaboratori, distributori, agenti, fornitori. E infine la facilità d'uso. Noi crediamo che anche sia molto importante la familiarità, proprio perché
utilizzare uno strumento che già si conosce, un'interfaccia che è già nota, uno strumento di sviluppo per le parti più tecniche delle piccole e medie imprese, sono tutti elementi molto importanti nel facilitare l'adozione del cloud. Parliamo ora della offerta Microsoft. Allora, la cosa che mi piaceva sottolineare qui è che quando si parla con diversi, diciamo, competitor che lavorano sul cloud, ciascuno di loro è magari specializzato su un singolo segmento, su un singolo pezzo dell'offerta, quindi magari nel software as a service all'interno del CRM, come non so, Salesforce.com, piuttosto che nella gestione della infrastruttura in ambito privato come VMware e così via. Invece l'offerta di Microsoft è l'unica che è in grado di gestire tutti i pezzi, tutti i componenti dell'offerta ed in maniera più integrata. L'altra cosa che noi vediamo un po' come elementi chiave nella parte della produttività, la gestione dei database, le applicazioni di business e l'infrastruttura. L'altra cosa che è peculiare dell'offerta Microsoft è il fatto che è possibile avere anche una gestione ibrida. Gestione ibrida che vuol dire che alcuni, per esempio, questo più vale per una grande azienda, alcuni ambiti sono sviluppati in una cloud privata e quindi ho la possibilità di tenere i dati nella mia sede e magari sfruttare alcune applicazioni sulla cloud, e altri invece, per esempio Office 365, gestirli sulla cloud pubblica. E con i miei sistemi di gestione, per esempio con System Center, posso parsare in maniera semplice e gestire in maniera unitaria entrambi gli ambienti. Ma la flessibilità dell'offerta cloud sta anche nel fatto di poter gestire lo stesso software magari in versione on-premise e anche nella cloud, e quindi avere questa flessibilità di passare da una modalità all'altra. L'altra cosa che mi interessava anche mettere a fuoco è il fatto che questa è l'offerta fatta da Microsoft, però si innesta su questa offerta anche l'opportunità per i partner, per esempio per gli ISV, di sviluppare delle applicazioni che poi sono disponibili ai clienti di Microsoft, per esempio con il marketplace sia di Azure che di Office 365. Quindi lo sviluppo che abbiamo visto sulle apps per il telefonino sarà un domani lo sviluppo delle applicazioni sul cloud, per cui io, piccola media azienda, posso avere accesso al miglior software online sia della Microsoft ma sia di una serie molto grande di operatori specializzati che renderanno disponibili le loro applicazioni ai clienti grazie alla piattaforma di Microsoft. Quindi grande versatilità e grande utilità. La prima delle applicazioni che però noi forniamo e su cui puntiamo anche molto è per esempio il CRM, e quindi in questo senso quali sono i benefici del cloud per una piccola media azienda? Tipicamente il CRM o l'ERP erano disponibili solo per le grandi aziende, perché bisogna pagare una licenza molto costosa. Oggi, col fatto che con una versione cloud io posso pagarla soltanto per il numero di persone che si collegano per i SIS, io, piccola azienda di 5 persone che produco olio, posso avere un sistema di CRM avanzato gestito da un provider importante con un servizio che ha in mano. Quindi, se vogliamo, grande facilità ma anche accesso a delle applicazioni che prima non mi sarei potuto permettere. Quindi questo può migliorare anche l'efficacia della mia attività. Quindi quali sono un po' i benefici per le piccole e medie imprese? Intanto, come dicevo, il primo aumento della flessibilità e agilità nel business. Cioè io posso essere molto veloce nel time to market, posso aderire e prendermi. Sarà interessante in questo senso, per esempio, il caso di Malossi, che dice: prima dovevo avere ero sequenziale per mettere in piedi i miei siti internet per i distributori, oggi in tempo praticamente zero posso accedere a siti internet per tutta la mia rete internazionale, in una velocità nel time to market. Allo stesso tempo anche allocazione dinamica delle risorse, quindi se in un certo periodo, una certa stagionalità ho bisogno di avere molte risorse dedicate, lo posso fare, in un altro momento dove non ne ho bisogno posso ridurle, quindi è molto flessibile. Focalizzare le risorse nei progetti strategici invece di gestire tutta la parte della manutenzione attuale. Per esempio è molto interessante con Office 365 un servizio che sono
formato una commodity come quella della posta elettronica, può essere spostato nel cloud, io non ho più bisogno di mantenere i miei server, di avere tutta la mia gestione in casa e posso invece prendere il servizio chiave in mano con una forte riduzione di costo. Quindi ho una grandissima, come dire, affidabilità del servizio, una riduzione di costo e posso spostare le mie risorse interne, siano esse persone, sviluppatori o soldi, su sviluppare invece le applicazioni importanti per il mio business. In più, come si diceva, non ho costi upfront, ma pago a consumo, quindi siamo ormai abituati a consumare così per esempio i servizi delle telecom, ugualmente anche i software e i sistemi possono essere consumati e pagati sulla base dell'utilizzo, quindi non, è anche uno strumento molto più flessibile che asseconda anche la crescita e lo sviluppo della piccola e media impresa. Ci sono introdotte nuove modalità di interazione, perché grazie al cloud, per esempio, grazie a Office 365, posso facilitare la collaborazione delle mie persone, quindi possono condividere un documento, lavorare insieme a un documento, possono chattare via link, avere una videocomunicazione. Vari studi hanno fatto vedere come le aziende che adottano questi tipi di strumenti possono ridurre i costi di viaggio di circa il 20%. E quindi in qualche modo ci si può coordinare un piccolo sales meeting con i propri agenti, con i propri venditori, senza bisogno di vedersi di persona. In questo tipo di applicazioni, che sono anche integrano, sono visibili anche dal mobile, quindi dal cellulare, da tutte le piattaforme, chiaramente su Windows Phone 7, ma anche sull'iPhone, BlackBerry e così via, scusate, permettono quindi di dare maggiori strumenti anche alle persone che sono mobili sul territorio. Infine, estensione, dicevamo, di modelli e scenari di business. Dopo su questo non spenderò molte parole, perché i nostri due casi parleranno anche di questo, quindi come grande facilità nell'internazionalizzazione, grande facilità nel mettere in piedi un nuovo servizio con un time to market di poche settimane, e tutto questo con una riduzione di costo. A seconda degli scenari si parla di stime dal meno 20% fino a meno 50%, e in più riducendo il rischio, perché comunque non devo investire a fronte delle risorse, ma solo, come dicevamo prima, degli esempi. Questa è la visione di quelli che sono i nostri clienti worldwide. Sono moltissimi, comprendo anche grandi aziende come la Coca-Cola, la Philips, American Express, 3M e così via, quindi le grandi aziende, ma anche le piccole e medie aziende che magari in questo caso non conosciamo. E quindi abbiamo voluto anche portare alcune referenze italiane sul cloud in tutto il continuum che di cui parlavamo prima, che vanno dalla produttività, applicazioni di business, infrastrutture e database. A luglio abbiamo presentato alcuni risultati su Office 365 e abbiamo raccontato il caso, per esempio, di Chicco, che ha avuto implementato Office 365, Chicco Alzano, cioè un gruppo Alzano meglio conosciuto come Chicco, e ha avuto quindi la possibilità di spostare in maniera molto rapida i suoi clienti da una versione on-premise a una versione online, potendo così attivare anche caselle di posta a persone che prima non avevano accesso all'email. Con l'integrazione, quindi la possibilità anche di poter vedere il proprio email anche dal cellulare. Però, diciamo, esempi ci sono un po' in tutto il continuum, quindi anche sulla parte di CRM, sulla versione dell'ERP e in più, come dicevamo, sulla parte di infrastrutture e database legate a legge. A questo proposito, infatti, ci sono anche appunto alcuni. Il nostro modello di business è basato sul fatto di andare sul mercato insieme ai nostri partner. Sono quasi 800 partner in Italia che oggi già lavorano con noi sul cloud, questi sono alcuni nomi, proprio perché la piccola e media impresa, come dicevamo prima, non ha un responsabile informativo in molti casi e quindi si deve appoggiare su un partner. Il fatto che il partner diventi con noi un evangelista del cloud è fondamentale, perché se il partner stesso non propone determinate soluzioni ai suoi clienti, non riusciremo mai a diffondere questo tipo di cultura dell'innovazione su tutte le aziende, proprio perché spesso l'imprenditore non ha una conoscenza così approfondita della parte tecnologica, soprattutto sulla parte di processi di business. Magari è molto esperto su qual è la migliore macchina per produrre componenti
macchine, no? Però, però magari non necessariamente ha pensato ad innovare sul processo di business, come la relazione con i clienti, la logistica, l'e-commerce e così via. Elementi tutti che tutti gli studi dicono fondamentali adesso per questa fase del nuovo sviluppo, no? Delle piccole e medie imprese, che dovranno necessariamente andare all'estero ed evolversi tramite l'e-commerce per poter continuare a crescere. Come dicevo, sono 800 già i partner del cloud, il nostro impegno verso di loro è di aiutarli nella formazione, nel training, dare degli incentivi specifici per la vita del cloud. Domani qui in SMAO ci sarà un incontro con alcuni nuovi partner che vogliono imparare su quali siano le opportunità che Microsoft mette a disposizione per la cloud, e hanno anche la possibilità, una volta che hanno ottenuto le certificazioni, di avere il software gratuito e di poterlo testare internamente per poterlo poi proporre con maggiore confidenza ai propri clienti. In totale degli investimenti sui nostri partner sono circa 40 milioni per quest'anno. A questo punto, senza indugi, invece inviterei i nostri partner, ma a questo punto sono cliente partner, partirei dal caso di Limoni, quindi che inviterei Enrico Andrini di Limoni, Lorenzo Sala, il partner di MTT, che ha lavorato, a raccontarci un po' la loro esperienza. Ma lì che li vedono meglio. Non so se, ma in centro, cioè che siete in mezzo, siete. La mia domanda è un po': qual è stata la vostra esperienza sul cloud? In particolare, voi avete un'applicazione su Azure, come è andata? Cosa vi ha convinto e quali sono i risultati? Allora faccio la prova. Ho la voce molto bassa, quindi se non si sente fate dei cenni dal fondo. No, sono Enrico Andrini, il direttore IT di Limoni, un'azienda che molto probabilmente è più conosciuta dalle donne in sala piuttosto che dagli uomini. Abbiamo 500 negozi di profumeria cosmetica in Italia. E devo dire, sono contento ma anche stupito di essere stato contattato per questo case, perché per noi la gestione di Azure è avvenuta un po' in sordina, nel senso che abbiamo una tradizione Microsoft piuttosto radicata in azienda, quindi stavamo aspettando l'uscita delle prime possibilità di applicazioni, e quando finalmente la piattaforma è stata disponibile, il primo esempio di utilizzo è stata un'applicazione molto, passatemi il termine, stupida, però era forse l'esempio corretto per testarla, ed era un'applicazione per consentire alle commesse di riordinarsi le divise. Sicuramente una situazione molto, molto semplice, ma che se provate a immaginare per più di 2000 dipendenti su 500 negozi, fatta con altre modalità più tradizionali, avrebbe richiesto molto tempo. Nessuno ci impediva in quella sede di realizzare pagine web su server residenti nella nostra rete. Il motivo per cui abbiamo deciso di utilizzare Azure era perché crediamo, proprio come struttura nel cloud, io personalmente ci credo molto, e quindi piuttosto che dovermi preoccupare di dimensionare un'architettura centrale, preoccuparmi che magari le commesse tutte insieme avrebbero deciso un martedì sera alle 19 di ordinarsi le divise, quindi magari trovavamo un server che rispondeva a scatola, che rispondeva proprio, ancora più fastidioso time out, abbiamo deciso di provare ad utilizzare Azure. Quindi la prima applicazione è molto, molto semplice, era un piccolo e-commerce per scegliersi le divise. L'esperimento ha funzionato, e quindi ci siamo poi mossi per fare applicazioni un po' più mission critica, per cui per non citarvi tutte le applicazioni che oggi sono disponibili sulla piattaforma Azure, che se andate in un negozio di Limoni loro chiamano Cloud App, perché sono abituati a vedere limoni.cloudapp.net ad accedere alla pagina. Oggi tutto il processo di riordino, quindi di riapprovvigionamento dei negozi, passa per Azure. Anche in questo caso avremmo potuto farlo con un server interno, probabilmente sì, però in questo modo non ci siamo mai dovuti
preoccupare di nessun dimensionamento, e non abbiamo veramente, non è uno slogan, non abbiamo mai avuto un problema. Nei primi mesi qualche commessa ci disse che ogni tanto sperimentava qualche leggero rallentamento, siamo passati da un nodo a due nodi, il problema non si è più manifestato, il passaggio è stato un'operazione veramente di pochi minuti. Benefici per noi sul business sono notevoli, praticamente per citare la proposta d'ordine, cioè come è chiamato il sistema di riapprovvigionamento, noi siamo passati da un tempo per poter mandare la proposta validata dal punto vendita al magazzino, che era di oltre tre giorni, perché in una catena retail tipicamente le sincronizzazioni fra centro e periferia avvengono solo la notte, e siamo passati praticamente a meno di 16 ore. In poche parole, la proposta viene elaborata la notte, alle 9 di mattina viene esposta su Azure, lasciamo le 16 ore ai negozi per guardarselo e più o meno a tarda sera la ritiriamo giù, ce la riportiamo in sede, la elaboriamo e la mandiamo ai sistemi di logistica. L'ultima applicazione nata è quella che chiamiamo internamente la bussola, e consente praticamente ai punti vendita di indicare per fascia oraria nel giorno in corso numero di scontrini, numero di pezzi e valore del venduto, che è un sistema che ci consente praticamente di conoscere ogni ora il venduto del giorno, cosa che per una catena retail di 500 punti vendita tipicamente richiede l'attesa al giorno dopo, cioè quando vengono consolidati tutti i dati del venduto. Questa è molto concretamente l'esperienza fatta da Rimone. Mi piace dire che ci siamo avvicinati a Azure proprio come se fosse un gioco, come se fosse un esperimento. Da allora però non abbiamo più realizzato nessuna applicazione per i negozi, diciamo, di carattere web che non fosse rilasciata con questa tecnologia. In effetti non ce ne ha presentati. Internamente potevamo contare su qualche figura di programmatore che era, diciamo, skillato nel gestire strumenti Microsoft, che, diciamo, è passata alla gestione di Azure in maniera, usando il termine inglese più abusato, seamless, cioè senza accorgersi del passaggio di tecnologia. Potevamo contare anche sul supporto dei nostri partner, dove nei casi su cui si presentavano magari problemi più ostici o particolari. E la soddisfazione è anche di carattere economico, perché se mi chiedeste esattamente quanto costa, non ve lo saprei dire, perché ricordo che all'inizio, quando facevamo le valutazioni, il risultato fu: vabbè, se funziona questa cosa nell'arco di, cioè, poche settimane ce la siamo già ripagata con la decurtazione dei tempi di attesa per le proposte d'ordine. E così è stato, quindi, cioè, si parla veramente di investimenti che, almeno per i nostri volumi, essendo server pubblici, ma utilizzati comunque in un contesto ampio, perché le persone che lo utilizzano ogni giorno sono un paio di migliaia, che sono le nostre dipendenti, problemi non ne mostra. Hai qualcosa da aggiungere? Ma brevemente vi aggiungo, a parte quello che è stato il beneficio per i clienti in generale, sicuramente Rimoni ha beneficiato del cloud in un contesto molto particolare, perché loro sviluppano applicativi che potremmo sviluppare in ERP, ma che hanno trovato molto più pratico e veloce deployare attraverso Azure. Noi da 2 anni circa abbiamo esteso la nostra offerta, che è prevalentemente ERP e CRM, anche al cloud, che per noi vuol dire poi SharePoint, Office, CRM. L'abbiamo fatto praticamente puntando ai server Microsoft e a tutto quello che vuol dire questo. Abbiamo quindi messo un team di persone molto limitato, e ai clienti che prima non potevano avere, ad esempio, da parte nostra, perché non eravamo skillati e spesso ci chiedevano invece di avere integrazioni SharePoint, Post, CRM o altro, pochissimo tempo abbiamo potuto estendere l'offerta e abbiamo completamente tralasciato temi di discussione un po' complessi, che sono dimensionamento, quantificare la spesa hardware, chi mantiene l'hardware e, se poi parliamo di clienti localizzati, come fare a uscire ad assisterli. Quindi tutto l'offering di Microsoft che noi gestiamo in cloud adesso ci ha permesso, con pochi sforzi, di dare molti più servizi ai clienti e di non mettergli sul tavolo dei temi che molte aziende hanno, che se oggi partono con 5 utenti e diventano 50, spesso si impone una migrazione, un aggiornamento, e queste cose ormai i clienti, almeno quelli medio-piccoli, non li vogliono più gestire come temi.
E in effetti su questo anche un partner riesce a diventare molto più un consulente sulla parte di utilizzo e di processo nel cloud che non più come era prima, invece un tecnico installatore dei server, dell'exchange, di tutto quello che è l'ambiente Microsoft, che è molto bello ma è un po' complesso quando poi lo si installa nel suo insieme. Sono tantissime componenti e noi seguendo gli ERP non potevamo e non volevamo crearci un wow così vasto, però i clienti li vogliono questi prodotti, li vogliono integrati. Quindi questo è stato un po' l'approccio che ci ha visto investire negli ultimi 2 anni, parecchio nel cloud e parecchio sfruttando quello che Microsoft ha già messo nel cloud, perché partire da zero è improponibile, i costi sono troppo alti. Grazie mille. Piacciono molto il fatto che si parli molto di benefici per il cliente, cioè di quanto ha valore il fatto che la commessa ogni giorno sappia quanto sta fatturando il suo punto vendita, il fatto della velocità e il fatto che una cosa che è partita un po' per gioco ma poi ha scatenato la creatività e fa sì che oggi l'azienda si ponga molto di più il tema di quali sono gli altri servizi che posso dare ai miei clienti interni che sono i negozi, no? Quindi questo orientamento che è molto tipico dell'imprenditore di veramente focalizzarsi su che cosa fa crescere di più il suo nome. E l'altro, sono molto contenta dell'approccio di questo partner, perché veramente, se commentavamo prima con qualcuno di voi al rinfresco, il tema è, visto che i benefici sono così sensibili per i clienti, per le piccole imprese, perché le piccole medie imprese non adottano, no? Ed è un tema nostro di riuscire a far comprendere alle piccole e medie imprese quali sono i benefici con un linguaggio semplice, perché parliamo non a delle persone che sono dei professionisti dell'IT, ma degli imprenditori, e soprattutto deve passare tramite l'opera dei partner, perché sono loro che sono presenti sul territorio, in tutte quante le regioni, e con un contratto, con una relazione di fiducia verso i clienti, altrimenti come dire, perdiamo un'opportunità di fare veramente questo salto in avanti. Noi propriamente ci occupiamo di commercio all'ingrosso, quindi il nostro primo approccio verso il web è stato quello di governare normale quello che è la ricezione degli ordini da parte dei nostri distributori. Poi quando le vendite online ovviamente sono esplose a livello mondiale, Malossi si è voluta preoccupare di come il proprio prodotto veniva venduto online dai distributori ai clienti finali. Questo perché avveniva con modalità veramente eterogenee, c'era chi metteva i prodotti magari su dei siti di annunci piuttosto che usando portali o siti fatti in casa. Questo abbiamo notato che era assolutamente deleterio per il nostro brand, cioè una informazione che veniva propagata in maniera sbagliata, addirittura con informazioni sbagliate, oppure con una grafica non efficace o ancora peggio con livelli di servizio assolutamente bassi, ecco, questo faceva purtroppo percepire all'utente finale una difficoltà relativa al brand Malossi e non al nostro distributore. Quindi abbiamo voluto implementare una sorta di franchising dove Malossi si è fatta carico della piattaforma grafica di esposizione, quindi del software per esporre appunto i propri articoli e del patrimonio dati. Considerate che noi attualmente abbiamo a listino circa 7.000 articoli, quindi con tutte le componenti, ricambi, specifiche tecniche, applicazioni e quant'altro, appunto noi ci siamo focalizzati sulla gestione del dato e sulla parte software, lasciando ai noi, il cloud di Microsoft non esisteva ancora, lasciando ai nostri distributori l'onere dell'hardware, della connettività, di tutto quello che riguardava appunto la fruibilità di questa nostra piattaforma all'interno delle loro nazioni, dei loro dipartimenti. Questo da subito si è visto subito alla partenza dei primi Malossi Store, questo è il brand che è stato dato a questa nostra piattaforma, si è ovviamente scontrati subito con le difficoltà nel gestire soluzioni on-premise, quindi interfacciandosi con
partner dei quali non si conosce il livello tecnologico e soprattutto che appunto non possono garantire determinati livelli di efficienza. I nostri quindi partner, con cui Malossi, come diceva giustamente prima Silvia, cioè noi facciamo parte della cosiddetta Motor Valley e c'è una collaborazione con i fornitori veramente molto stretta, molto forte. Quindi Pop-up Informatica, che ci aveva già supportato nella costruzione di quello che è il nostro sito di e-commerce verso i distributori, ci ha cominciato ad annunciare che Windows Azure e le sue potenzialità potevano fare al caso nostro. Per noi devo dire che Azure è stato amore a prima vista, proprio non ci sono stati nella valutazione dei pro e dei contro, i contro non siamo riusciti a scriverli sulla carta e fortunatamente oggi che siamo partiti non ne abbiamo ancora trovati, questo giustamente, cioè, è la vera verità adesso. Sì, magari mi inserisco io un attimo in questo senso, che essendo questo quindi un porting, nel senso che il sito di commercio elettronico era già attivo in alcune, era attivo in Italia sicuramente, in Germania e a livello europeo, sì. Quindi ce n'erano già attivi tre quando Azure è stato rilasciato, esatto. Quindi noi abbiamo deciso di fare questo porting proprio per evitare tutti i problemi di connettività, di basse performance, di manutenzione dei server che erano eterogenei, c'era chi aveva il 2008, 2003, eccetera, eccetera. Allora il porting, io intervenivo un attimo su come abbiamo fatto il porting in questo senso, il porting su Azure è stato veramente veloce sebbene l'applicazione sia abbastanza complessa. Quindi diciamo che se noi abbiamo fatto circa tutto in 4 mesi, presso poco, siamo partiti dal trasferire prima il database da un SQL interno al SQL su Azure. Poi chiaramente anche tutto il sistema di sincronizzazione tra l'ERP interno di Malossi e il SQL Azure online, che doveva contenere solo alcuni dati formattati in un modo diverso rispetto a quelli interni del gestionale, eccetera. Poi il secondo passo è stato trasportare anche tutte le informazioni multimediali sullo storage, quindi di ESO, anche questo tramite sincronizzazione, e poi infine abbiamo fatto il porting della vera e propria applicazione, che era già scritta in SP2, ASP.NET 2, quindi non era poi così vecchie, diciamo, però l'abbiamo portata in SP4 e ottimizzata per ESO, e il tutto ci è voluto circa 4 mesi, non di più. Quindi anche il porting di un'applicazione, solo che non sia un'applicazione di 20 anni fa, che sicuramente la si può prendere e buttare, ma un porting di un'applicazione abbastanza moderna è abbastanza semplice e i tempi non sono così lunghi. Poi siamo partiti, dopo questi 4 mesi, siamo partiti con un primo sito, che era quello israeliano, perché era quello un pochino più piccolino, per testare proprio tutta la piattaforma. Siamo partiti dopo circa 4 mesi dall'inizio del progetto e abbiamo visto subito risultati buonissimi, sia a livello di performance, affidabilità, di sicurezza, tutto. E quindi siamo partiti poi con gli altri. Adesso c'è l'e-commerce in italiano, quindi malossistore.it, sicuramente è quello che ha più traffico, più giro, diciamo. Poi ce n'è sempre su ESO quello a livello europeo, e adesso sono in testing il cinese e australiano, e altri che erano già in piattaforma, diciamo on premise, tipo il tedesco e l'americano, adesso appena avranno finito la vita del loro server verranno trasferiti su questo. Quindi diciamo che adesso abbiamo il grosso dei Malossi Store sono già presenti su Azure, alcuni si stanno per aprire, altri si apriranno prima. Sì, chiudo con i vantaggi che per noi sono stati e sono tuttora enormi, cioè noi siamo passati da tempi per aprire uno store online in una determinata zona del mondo, siamo passati da diverse settimane a mezza giornata, cioè questo è il tempo a carico del nostro dipartimento IT ora per aprire un Malossi store delocalizzato in una zona geografica. Il tempo più alto rimane quello delle traduzioni attualmente, però ecco, questo per darvi un risparmio sia di startup che di manutenzione che si attesta sul 50% rispetto a quanto eravamo costretti a pagare prima. L'altra per noi irrinunciabile potenzialità del cloud che il cloud ci offre
di Microsoft è veramente la flessibilità. Noi abbiamo un mercato abbastanza stagionale, ma soprattutto i nostri siti possono ricevere dei picchi di visite successivamente ad eventi che noi organizziamo, quindi fiera piuttosto che finali dei nostri trofei monomarca, eccetera. Quindi veramente a tempo zero noi con il cloud di Microsoft riusciamo ad allocare risorse con due click per poter far fruire la nostra piattaforma. E soprattutto riesci poi ad allocarle a un numero imprecisato di utenti. Esattamente. Questo è vero anche al contrario, cioè con soluzioni on-premise, se io mi devo dimensionare la mia infrastruttura per reggere il picco, nel momento in cui il picco poi non c'è più, tengo in casa o dove è dislocata nel mondo un'infrastruttura che mi costa un sacco di soldi e ahimè viene visitata da molte meno persone. La sola, cioè la mia preoccupazione di responsabilità infatti era, fortunatamente il cloud è partito prima, sarebbe stato dimensionare il server per il mercato cinese. Questo era il mio, non ci dormivo la notte. Fortunatamente il cloud è arrivato e il cinese sta per partire col cloud. Smarmiteranno anche loro. Smarmiteranno anche loro. Spero. Va bene, grazie mille. Ah, un attimo, io ho due benefici ancora da dire. Scusate, se posso. Uno è che quello, cioè il cloud dà la possibilità di dare una cosa chiave in mano ai distributori esteri che magari non sarebbero in grado di loro poter instaurare un'infrastruttura in grado di gestire un sito internet, eccetera. Quindi con questo tu gli dai una cosa chiave in mano, lì si deve occupare di definire le modalità di spedizione, le modalità di pagamento, le traduzioni e basta. Non deve occuparsi di come è il server, come la banda, questo e quell'altro. L'altra è un'altra cosa, un altro beneficio che credo che sia molto importante, che il cloud dà la possibilità di innovare i prodotti che girano sul cloud con pochissima spesa. Voglio fare un esempio, nel nostro caso noi siamo partiti all'inizio, proprio in partenza, non c'era quello che adesso è la Fabric Service, Fabric Caching, che sarebbe una cache distribuita, ok? Vabbè, adesso parte la questione tecnica, il punto è, noi quando è uscito questo nuovo servizio Microsoft sul cloud abbiamo detto bene, questo ci serve, lo usiamo, in pochissimo tempo lo si usa. Usciranno, stanno per uscire nuovi servizi che sono reporting services, traffic manager, altri che sono in CDP o in release, eccetera. Noi valuteremo se sono valide per la nostra applicazione, eccetera, li cominciamo a usare, quindi ci attacchiamo a questo servizio e li usiamo. Dovessimo farlo fuori dal cloud, dovremmo comprare l'applicativo, installarlo, dimensionare un server, formarci per gestirlo e mantenerlo. Nel cloud questo non c'è, quindi la spinta all'innovazione e all'utilizzo dei nuovi servizi che il cloud mette a disposizione, che sono tanti perché sta investendo tanto, è una forte spinta, i costi sono pochi. Bravissimo, grazie. Bene, veramente grazie per queste testimonianze di vita vera vissuta, anche perché secondo me rendono un po' concreto, quando parliamo di cloud, un pochino meno fumoso, comunque un pochino meno astratto, ma veramente quali sono poi i benefici per le imprese e per i nostri partner. Sono due parole, secondo me, di riassunto su quali sono i vantaggi del cloud Microsoft. Abbiamo detto che siamo l'unico provider veramente end-to-end, però allo stesso tempo su misura, quindi con la possibilità per ciascun cliente di scegliere come adottare il cloud, in che forma, se misto con l'on-premise oppure solo online. La garanzia sui servizi, livelli di servizio, perché questa è una cosa che ci contraddistingue, siamo gli unici a dare una garanzia del 99,9% di disponibilità del servizio e se non la manteniamo paghiamo delle penali ai clienti. Peraltro, come si diceva spesso, per le piccole e medie imprese in realtà il confronto è verso una soluzione magari fatta in casa che dà anche dei gradi di affidabilità più bassi, noi abbiamo ridondanza, disaster recovery e così via, in qualche modo molto, molto più forti. La libertà di scegliere secondo l'esigenza, quindi un cloud o un premise, e infine però comunque una familiarità di interfaccia, nel senso che comunque Office è sempre Office, l'Outlook è sempre l'Outlook e così via, e lo posso utilizzare nelle varie modalità, ma anche poi facilità di sviluppo per chi invece insieme con noi crede nel cloud e quindi vuole sviluppare applicazioni da mettere sulla nostra piattaforma.
Volevo citare alcune delle iniziative concrete, prima si parlava di come evangelizzare le aziende e noi abbiamo in mente queste azioni, oltre a delle campagne di comunicazione dirette verso i clienti finali, però abbiamo un'iniziativa che è la B-Spark, in cui diamo software gratuito agli start-up digitali in modo da incentivare la creazione di nuovi start-up digitali. Circa 1000 aziende hanno beneficiato finora di questo programma e lo abbiamo rinnovato per i prossimi anni. Eventi territoriali con associazioni e distretti, proprio perché dobbiamo incontrare le piccole e medie aziende dove sono e soprattutto non solo le aziende ma i partner, quindi con questa attività di partner bootcamp incontreremo quest'anno in 16 tappe circa 1000 partner. Peraltro domani pomeriggio c'è un evento che si terrà qui, a cui sono già registrati più di 200 partner, dove spiegheremo per il partner qual è il vantaggio e quindi come diventare partner Microsoft per la cloud. Infine, due ultime cose, abbiamo un sito PMI che è dedicato alle piccole e medie imprese, che è molto frequentato, ha più di 200.000 accessi al mese, e abbiamo però deciso anche di fare un'attività molto concreta che abbiamo chiamato il Cloud Day, che inaugureremo a partire dal mese di novembre e sarà possibile ed è possibile registrarsi sul sito PMI, dove invitiamo le piccole e medie imprese nel nostro campus, nelle nostre sedi, a vedere una demo del cloud, ma anche come lavoriamo noi lavorando nel cloud, perché chiaramente c'è anche una parte culturale che è legata al nuovo modo di lavorare, al nuovo modo di collaborare. Infine vi volevo invece far vedere le persone che lavorano con me all'interno di Microsoft sul mondo del cloud, e adesso ve le presento, proprio perché c'è un particolare impegno di Microsoft a favore del cloud. Questi in due termini: uno, il 70% degli investimenti dall'anno scorso sono dedicati al cloud. Tenete conto che gli investimenti di Microsoft in ricerca e sviluppo sono quasi 10 miliardi di euro, cioè 10 miliardi di dollari, che è la cifra più alta, quasi il doppio per quello che investe Google, no? In più anche di potenziare le persone che nel territorio e al centro lavorano sul cloud. A mio piacere presentarvi, c'è Vieri Chiti, che è responsabile della divisione Office, che è qui, responsabile di CRM, Roberto Andreoli, la responsabile di Windows, Claudia Bonatti, il responsabile della parte server e infrastruttura in Azure, che oggi è stato protagonista, Luca Venturelli. Poi sono sempre responsabili del marketing, della customer satisfaction, delle PR e della corporate social responsibility. Qui abbiamo Massimo De Caro, poi la comunicazione che viene dal largo consumer, quindi ha un obiettivo di declinare i nostri messaggi un po' tecnologici in modo che le piccole e medie imprese in realtà li apprendano, li capiscano. E infine invece un dipartimento molto importante, che è il gruppo che si occupa proprio del mercato delle piccole e medie imprese, del marketing delle piccole e medie imprese, delle vendite delle piccole e medie imprese, che è capitanato da Christoph Bishop, che è tedesco, quindi ci insegna molto anche di come funziona il suo mercato, insieme ad Aldo Rinundo e ad Alfred Macchini, che si occupano della gestione, della formazione dei partner e dei distributori che con noi hanno accettato questa sfida di digitalizzare l'Italia. Io vi ringrazio e siamo qui comunque per qualsiasi domanda, sia adesso che dopo. E poi credo che appunto... Ciao. Pronto? Sì, buonasera. Sì. Sono Ruggero Vuote del giornale delle partite IVA. Volevo capire, nella vostra offerta per le PMI, qual è il taglio minimo di aziende che andate a servire in termini di utenti? 5 utenti, 3 utenti, 2 utenti, 1 utente? Rispondo io, buongiorno a tutti, o di voi mi conoscono. Mi sentite? Sì. Non c'è un taglio minimo in realtà, anzi direi che soprattutto le aziende di piccolo taglio hanno i maggiori benefici. Avete visto prima i clienti che sono qui, che hanno in realtà spesso dei punti vendita delocalizzati che sono di piccolissime dimensioni, quindi non c'è un limite inferiore, diciamo. Si è iniziati soprattutto a lavorare su, parlo alle persone delle aziende che hanno esposto le loro realizzazioni, con molta cautela, se ho capito bene, cioè partendo da applicazioni secondarie, eccetera. Mi piacerebbe capire diciamo, se questo è stato suggerito da, voglio dire, da ovvia
preoccupazione di sbagliare, o se c'era, diciamo, come è stato superato il problema di comunicare il vantaggio di una tecnologia come il cloud alla propria dirigenza. Quindi sostanzialmente come, diciamo, qual è la ricetta migliore per introdurre questo tipo di innovazione in azienda, nelle vostre aziende? Ma in molti casi, però rispondo per conto di Limoni, molti dei dirigenti aziendali ignorano del cloud in generale, quindi da questo punto di vista lo sforzo di evangelizzazione va fatto a tutti i livelli. E nel nostro caso qualcuno lo sa, qualcuno non lo sa, e tutto sommato sono soddisfatti del fatto che le applicazioni di problemi non ne abbiano mai avuto. Come questo sia raggiunto come obiettivo, che sia determinato dalla bravura dei miei sistemisti per l'hardware interno, invece dalla bravura dei sistemisti interni nelle server farm di Azure, questo credo che anche sia legittimo che per i dirigenti, in particolare quelli del business, sia un fatto indifferente. Nel nostro caso era un discorso di prudenza, cioè non avrei affidato come primo esperimento, ma io vi parlo veramente dei primi vagiti di Azure, non avrei affidato un'applicazione mission critical. Oggi lo farei, e avendo nello specifico 500 punti vendita, però ognuno di piccole dimensioni, pensare di poter transitare su questo tipo di infrastruttura, non solo applicazioni molto verticali o spot sul web, ma anche funzionalità specifiche gestionali di punto vendita, è un'opportunità estremamente interessante. In questo momento l'offering si sta creando, probabilmente si sta creando anche la domanda in questo senso, però in realtà molto distribuite come quelle del retail sicuramente applaudiranno all'arrivo di soluzioni in questo senso, perché l'infrastruttura c'è, quello che parlo del retail ancora manca è un offering specialistico che consenta poi di superare un approccio più on-premises che è ancora, non dico neanche quello dominante, l'unico. Nel nostro caso la situazione è stata leggermente diversa, nel senso che per architettura aziendale da parte nostra l'amministratore delegato ricopre anche la carica di direttore IT, nonché di direttore commerciale, uno degli amministratori. Quindi abbiamo dovuto convincere una sola persona. Però, a parte questa questione di organigrammi, di competenze, noi abbiamo sfruttato la fase beta di Azure per fare appunto delle prove, e i risultati sono stati strabilianti da subito, con appunto a livello di efficienza del servizio quantificata in una velocità superiore al 55% delle applicazioni che venivano lasciate prima. Quindi si è convinta facilmente questa unica persona, però con dati alla mano, sfruttando la fase di internet. Anche Gigi, che è amministratore delegato delle cose, ma Rossi è una donna, per cui voglio dire, per piacere, sa anche se stiamo sistemando. Però questo ci porta un po' al tema dell'evangelizzazione, no? Nel senso, dobbiamo parlare con delle persone che non sono responsabili sempre dei sistemi informativi, dobbiamo trovare il linguaggio giusto e i partner giusti per portare questo messaggio alle piccole imprese, magari con la vostra supporto. Sono Barbara Torresani, Citi. Allora, qualche anno fa, nel 2009, è stato lanciato un progetto Destinazione Impresa molto legato al discorso dell'innovazione delle PMI. Il portale è un elemento fulcro, vedo che ha un sacco di accessi, eccetera. Ecco, volevo capire se il discorso dell'innovazione verso il cloud rientra anche in questa iniziativa. E poi l'anno scorso erano stati selezionati circa 1000 top partner PMI da portare sul cloud. Volevo capire come sta andando questo programma. Vuole rispondere voi o? Magari su Destinazione Impresa dico io due parole, perché Aldo non era ancora arrivato, c'era solo Christoph. E assolutamente sì, cioè noi proseguiamo in questa nostra, ci crediamo realmente, per cui il cloud ovviamente è arrivato dopo Destinazione Impresa, e quindi il sito PMI si è trasformato proprio per servire i clienti in questo senso. Invece sulla domanda per i partner magari lascio Walter, che è responsabile proprio dei servizi. Buongiorno, allora sta andando bene, oggi abbiamo già 800 partner, come dicevamo prima, che si sono
accreditati per poter vendere i servizi, che vuol dire che si sono formati, sono pronti, molti già vendono, e ne abbiamo altri 500 in pipeline che stanno finendo il processo. Quindi direi, specialmente negli ultimi 6-8 mesi, una grossa accelerazione, finalmente il messaggio sta arrivando. Quello che dicevo un po' ieri alla presentazione dell'Osservatorio del Politecnico, è il momento per tutti gli altri partner di cogliere l'onda che sta veramente arrivando. I clienti vogliono il cloud, lo vediamo. Quindi... Tra l'altro è interessante il giro che sta facendo l'organizzazione dedicata a piccole e medie imprese del territorio, perché ci saranno 16 tappe, in particolari province, e l'obiettivo è altri 1000 parti. Fate domande? Prego. Massa per distribuzione moderna. Leggo qui una cosa che mi ha incuriosito: cloud computing, benefici, tendenze e soluzioni. Il 56% delle aziende italiane lo desidererebbero per ridurre i costi del personale IT. Invece in Europa solo il 44%. Lei ci ha anche spiegato giustamente all'inizio che in Italia ci sono il 99% delle aziende piccole o medio. Ci ha anche detto che in moltissime piccole aziende neanche esiste personale IT. E quindi come possiamo interpretare questa differenza così forte? È un desiderio, un'ossessione quello di ridurre i costi del personale delle aziende italiane in questo periodo di crisi? E quali figure rischiano, nel bene e nel male di essere tagliate fuori da questo, dal vostro auspicabile successo? Quello che abbiamo visto in realtà accadere è che cambia il tipo di risorse IT, nel senso che meno personale, meno soldi legati alla manutenzione della parte anche, se vogliamo, hardware, comunque a far funzionare l'esistente, e spostamento di persone e soldi sullo sviluppo di nuove applicazioni, e quindi applicazioni che rendono più efficiente il business, per dotarsi di un nuovo gestionale, per fare delle applicazioni di miglioramento dell'efficacia commerciale dell'azienda stessa, o anche di maggiore collaborazione. In realtà spesso l'esperienza delle aziende è che hanno più idee e progetti che non soldi per poterli realizzare, quindi chiaramente l'importante è poter convertire le persone IT che oggi fanno appunto servizi a minore valore aggiunto per il business, nel senso che gestiscono, fanno un lavoro importantissimo che è quello di gestire l'esistente, ma non è un lavoro che rende in termini economici, per passare su applicazioni che invece abilitano il business a fare più business, quindi a vendere di più, a essere più presenti in più paesi e così via. Quindi in realtà poi, tra l'altro, a questo proposito è uscito recentemente uno studio di McKinsey che dimostrava come in realtà il digitale, l'evoluzione verso il digitale non ha ridotto posti di lavoro, ma li ha aumentati, perché magari riduce determinate figure, ma in realtà crea un indotto, per esempio, di applicazioni per il business che più che compensa la perdita di lavoro delle persone, che non hai più bisogno di una persona che faccia la contabilità a mano, perché hai un'applicazione che lo fa. Quindi il saldo non è soltanto di crescita economica, ma anche di occupazione. Questo sicuramente dovrebbe far sì che la digitalizzazione delle imprese e la pubblica amministrazione sia un tema importante nell'agenda politica italiana, cosa che noi auspichiamo. Chiaramente, come in tutti i processi di cambiamento, bisogna assistere le persone nel cambiamento, quindi nel trovare nuove skill, nell'imparare nuove, ma francamente per chi è in un sistema informativo, imparare a sviluppare applicazioni è una cosa in continuità con quello che già fanno. Chiara voleva dire qualcosa? Approfittiamo, prima che di congedarci volevamo approfittare, chiamo Chiara Mizzi, che è la nuova responsabile per relazioni esterne di Microsoft. Sì, l'anno scorso, come alcuni di voi ricordano, era una giornata importante per il mondo dell'information technology, ma era una giornata importante anche perché un carissimo amico che ha vissuto con noi anni e anni di conferenze, incontri, annunci, purtroppo improvvisamente ci aveva lasciato. È passato un anno, non so per voi, per me è un ricordo costante, puntuale, un ricordo felice, sereno, un ricordo positivo, e come dire, andiamo avanti per lui, l'information technology non si ferma anche per lui. Grazie Francesco.